dove mai sarà possibile ascoltare il cantico dell'esultanza, questo alleluia che abbiamo cantato, che abbiamo ripetuto. Come sarà possibile, quali voci, quali genti, quali spiriti beati potranno intonare il cantico dell'esultanza, come dice l'Apocalisse, quella parola che dice amen, lode, onore, sapienza, azione di grazia, potenza, forza per il nostro Dio nei secoli dei secoli, amen. Chi avrà una riserva di gioia che basti per questa esultanza che richiede il cantico? In quale città la gente troverà naturale incontrarsi per cantare, per condividere l'esultanza? Dalla città, forse, più che un cantico di esultanza, si ascolta un rumore, il rumore fastidioso del traffico, lo stridio degli attriti, il ronzio degli apparecchi per rendere più confortevole la vita, il baccano delle macchine che percuotono la terra. La città moderna sembra che non riesca a produrre il cantico dell'esultanza, produce piuttosto dissonanze, disturbo, produce rumore. Oh città, città, mia città, città del rumore. E dall'alveare abitato, forse più che un cantico di esultanza, è frequente raccogliere il grido di rabbia, gli insulti della violenza, il grido che invoca aiuto, il grido che dà voce al dolore, che esplode nella ribellione, come lo sfogo incontenibile della ferita che strazia la carne e affligge l'anima. Nella città della nella strada della città si ascoltano grida, grida sulle scale dei condomini, dalle finestre aperte delle solitudini, dallo sfidarsi violento da cui vengono grida e fanno paura. Oh città, mia città, città delle grida. Nella vita disabitata di chi è solo, nella folla informe che si accalca nei locali del tempo sprecato, non si ascolta il cantico dell'esultanza, si ascolta piuttosto la musica assordante dell'evasione. La musica assordante, la parola gridata, il suono provocatorio si impone come una distrazione là dove non si vuole o non si può pensare. La musica assordante aggrega folle innumerevoli e insieme impedisce l'incontro, proprio perché è musica assordante. La musica sentimentale spreme il sentimento, producendo l'emozione precaria. La musica passatempo incoraggia il fantasticare per evadere dalla troppa noia e dalla troppa solitudine. Oh città, mia città, città della musica evasiva. Ora noi ci siamo radunati qui, in questo luogo un po' appartato dalla città che circonda questo cimitero. Siamo qui per ricordare i morti famosi e i morti amici. Il ricordo, l'affetto, la gratitudine ci convincono a visitare, almeno quando è obbligatorio, a visitare i cimiteri. Forse nei cimiteri il rumore giunge attutito, nei cimiteri il grido non si ascolta, nei cimiteri sarebbe fuori posto la musica assordante. Forse il ricordo dei morti potrebbe propiziare il silenzio, finalmente il silenzio.
e qui dove il silenzio avvolge le storie e le persone, può succedere che si imponga quella rassegnazione che si inchina alla prepotenza del nulla e alla tirannia della morte. Di fronte alla morte, il pensiero si smarrisce, la parola si confonde, i sentimenti si incupiscono per l'assenza irrimediabile delle persone amate. Allora, forse per non affrontare l'enigma incomprensibile, ci si convince alle commemorazioni, alla celebrazione di imprese gloriose e di persone famose. La commemorazione, la celebrazione dei trapassati può anche essere una scuola di sapienza, di quella sapienza che forse può aiutare a vivere, ma che certo non aiuta a morire. E dunque nel nostro tempo è meglio evitare il pensiero della morte ed è meglio in generale evitare i cimiteri. Ma io qui sono venuto come espressione della Chiesa di questa città per celebrare l'Eucaristia, cioè la morte e risurrezione del Signore Gesù. Questa celebrazione introduce nel silenzio del cimitero una parola diversa dalla rassegnazione, un atteggiamento diverso di quello che si limita alla commemorazione dei trapassati. La celebrazione eucaristica introduce proprio qui, dove lo sguardo si spaventa per la prepotenza del nulla e la tirannia della morte, proprio qui la celebrazione eucaristica può introdurre il cantico dell'esultanza. Proprio la celebrazione eucaristica apre gli occhi per vedere la moltitudine immensa che nessuno può contare e fa risuonare nell'intimo il cantico dell'esultanza. La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Lode, gloria, onore, potenza al nostro Dio. La celebrazione eucaristica avvia il cantico dell'esultanza perché opera la trasfigurazione, cioè apre l'abisso della morte, scardina le porte degli inferi e rivela che cosa sia la morte. Per i cristiani, per coloro che celebrano la morte e risurrezione del Signore, la morte è la grande tribolazione che si vive e si attraversa come un lavacro. I servi del Dio vivente, attraverso la grande tribolazione, lavano le loro vesti nel sangue dell'agnello e le rendono candide, e così si introducono al coro immenso della festa eterna di Dio. Dunque noi siamo qui a celebrare l'Eucaristia per invocarne la potenza di trasfigurazione. Nel sangue dell'agnello si immerge il rumore della città operosa e sgraziata e ne viene un cantico di lode. Nel sangue dell'agnello si immerge il grido dello strazio e della ribellione e ne viene un cantico di pace. Nel sangue dell'agnello si immerge la musica assordante dell'evasione e ne viene un canto di comunione. La celebrazione eucaristica invita dunque anche noi, anche oggi, anche coloro che si sentono particolarmente segnati dal lutto e dal dolore, invita anche noi
al cantico dell'esultanza, che celebra il compimento delle promesse evangeliche. Questo cantico è per i poveri, è per i miti, è per i perseguitati che riconoscono la verità di questa pagina evangelica. Beati, beati, beati. E infatti la celebrazione eucaristica ci rende partecipi del cantico dell'esultanza perché celebra l'appartenenza. Chi è segnato con il sigillo del Dio vivente si riconosce servo del Signore, si affida a Lui e sperimenta l'alleanza di Dio. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né alcuna altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Ecco perché oggi celebriamo qui l'Eucaristia, per sentirci trasfigurati, per poter riprendere il nostro cammino come gente che ha imparato a cantare il cantico dell'esultanza e percorrere le strade della città, non per esibire se stesso, non per insegnare una qualche ideologia, ma per dire alleluia, cantiamo la gioia di essere vivi perché siamo vivi per sempre, trasformiamo il rumore e il grido e la musica assordante in un'armonia che ci dice cittadini di una città che sospira il futuro e che sogna l'armonia del paradiso. Ecco, noi cristiani non siamo qui per condividere la rassegnazione, ma per accogliere l'invito ad unirci al cantico dell'esultanza di cui sono protagonisti gli angeli in cielo, i santi sulla terra e tutti noi, poveri uomini e povere donne, che però hanno incontrato il segreto della gioia, che è questo appartenere al Dio vivente, il sigillo del Dio vivente che è impresso in noi, è questa gioia che ci permette di credere e di praticare e di condividere e di testimoniare questa parola: beati, beati, beati. È per questo che siamo al mondo, per essere felici.